Gaetano Gallotti, andate via con questo 4-1, eppure nel primo tempo avete dimostrato intraprendenza, insomma è un po' di iniziativa. Sì, sicuramente era per noi una partita difficile, che comunque non dico che i valori in campo erano proprio tutto, erano tanto diversi, però è normale venire qui e cercare di fare la partita è un po' difficile, però ci abbiamo provato e abbiamo incontrato una squadra che penso che meriti di stare nelle posizioni dove sta adesso, però noi non abbiamo comunque dato filo da torcere a una squadra che dovrebbe, a detta degli addetti ai lavori, dovrebbe arrivare fino alla fine. Noi siamo una compagine, penso, non da buttare via totalmente, anche se abbiamo veramente una squadra fuori, abbiamo vari nomi eccellenti che stanno in via di recupero, quindi oggi se avete fatto, eravamo 5 giocatori, quindi a lungo abbiamo pagato questo, infatti il secondo tempo ci abbiamo sempre comunque provato, ma è andata comunque così, abbiamo incontrato una squadra comunque valida, non ci possiamo recriminare, ci abbiamo provato, è andata così, pazienza, il nostro campionato non è far punti qui, insomma. Andrea Donazzolo, 4-1, tante occasioni, avete insomma meritato la vittoria, oltre ai 3 punti che cosa secondo te è da portare via da questa partita? Beh, intanto con il nuovo innesto degli altri 2 ragazzi che sono venuti, penso che siano molto già amalgamati bene, e risultato molto importante, potevamo fare qualche gol in più, qualche occasione sprecata, ma continuiamo a lavorare con il mister seguendo questa strada, una strada molto giusta. Oggi avete dimostrato di aver preparato bene la partita, grande pressing, attenzione soprattutto in fase di impostazione avversaria, insomma l'avete studiata bene. Sì, sapevamo che comunque non meritavano la posizione che hanno attualmente, magari qualche punticino in più, sapevamo che era una squadra esperta con dei buoni giocatori, è andata così, vediamo la prossima contro il Colleferro, sarà una grande battaglia. Quindi pensi decisiva? Ma il campionato è lungo, comunque avrà una partita che scontro al vertice, scontro diretto, quindi vediamo un po' poi da loro, speriamo di fare bene come oggi.